Buongiorno, sono Marco Berti, sono vicino alla Rete dei Cittadini. Io volevo ringraziarvi, è stato molto molto istruttivo, si impara sempre, è bello vedere che nei movimenti c'è questa capacità di analisi, questa capacità di studio, queste risorse, quindi vi ringrazio perché è stato davvero molto ben fatto. E la seconda cosa, volevo mettere l'accento su un aspetto specifico che è una delle tante cose che ha il sapore della beffa in questa vicenda. Noi abbiamo assistito, appunto, chi l'ha seguito dall'inizio, a un progetto che è stato approvato con delle regole semplificate che sono state adattate quasi ad hoc per tutti i progetti, ad hoc per i progetti PNRR, quindi con una conferenza dei servizi diversa dal solito, con un dibattito pubblico compattato e con una valutazione di impatto ambientale semplificata. Ecco, questo è un punto che questo procedimento semplificato si è reso possibile perché si trattava di un'opera finanziata dal PNRR. Come prevedibile, come ampiamente previsto, poi il finanziamento del PNRR è stato, appunto, si è perso per ragioni strettamente legate agli aspetti ambientali. Chi legge gli atti europei con un po' di difficoltà, ma legge tra le righe proprio questo, cioè che il finanziamento è stato, appunto, si è previsto da parte del governo italiano di rinunciare al finanziamento, ma è stata una rinuncia obbligata perché il progetto non ottemperava le regole europee previste, appunto, per il piano di resilienza e di ripresa. Quindi, detto questo, noi assistiamo ad un progetto approvato con regole semplificate che poi esce dal finanziamento PNRR e va avanti. Allora, questo è un dato sia politico sia giuridico. Una questione politica grande come una casa, si seguono regole semplificate, si perde il finanziamento, nessuno politicamente ne risponde, però intanto ci teniamo un progetto che è, dal punto di vista ambientale, insostenibile. Quindi questo è un problema politico, c'è una responsabilità politica enorme. Poi c'è però anche una questione giuridica su cui chiedo lumi, e sono sicuro che ci state pensando, o forse c'è qualcuno al lavoro su questo. È possibile, appunto, ridiscutere il progetto proprio perché l'approvazione è stata fatta con regole semplificate che ora non hanno più ragione d'essere perché quel finanziamento è stato perso? Ecco, forse su questo, ma sono sicuro che ci state pensando, c'è da lavorare, c'è una questione giuridica da approfondire, quindi vi chiedo un'opinione a Vogliani. Guarda, su questa questione abbiamo... Grazie intanto per aver sollevato questa faccenda. Noi abbiamo già discusso un po' al nostro interno, abbiamo anche pubblicato qualcosa sul nostro blog, molto in sintesi perché non vorrei togliere altro spazio. L'idea che ci siamo fatti, che io poi personalmente per quanto conta mi sono fatto, è che il progetto, diciamo, dal punto di vista della sua formale approvazione, non può essere rimesso in discussione perché è stato approvato in un certo momento X con un apparato normativo sottostante o sovrastante, dato, e diciamo hai ragione quando sottolinei la responsabilità politica in sede di autotutela, come diciamo qualche volta esagerando un po', noi che facciamo i giuristi, chi l'ha presentato dovrebbe ritirarlo e riproporlo, diciamo, in modo un po' più decente con le procedure tipizzate per progetti non sottostanti, non finanziati dal PNRR. Non ce lo possiamo aspettare, però quello che si può aggiungere è che le varianti, probabilmente questo sì, le varianti eventuali al progetto, quelle sì, non possono passare con le procedure semplificate per le opere ammesse a finanziamento PNRR. Tanto è vero. Questo piccolo argomento, che
nel momento in cui vari esponenti governativi hanno spergiurato che nel nuovo contratto di programma, nella revisione del contratto di programma tra Ferrovie dello Stato e Ministero dei Trasporti 2022-2026, per inserire la nuova copertura finanziaria sottratta dal PNR, insomma, in quell'occasione bisognerà inventarsi una qualche normativa per sistemare la questione delle eventuali modifiche al progetto approvato il 18 luglio 2022.